dice il nome. Sì. Mi chiamo Hassan Assi, presidente degli Amici del Libano. Mi congratulo prima di tutto di questa, veramente questo incontro molto importante, anche la NASA che ha dedicato il professor Vincenzo. Chiaramente ci sono dei punti a livello storico che possono essere rimessi un po', però comunque in generale stanno molto bene dal mio punto di vista di provenienza libanese che stanno verso il Libano. È chiaro di quelli che si è parlato, no? Quindi noi ricordiamo ancora che quelli che sono nati su quella terra. Vediamo che dal 73, da quando al chilometro 104 della Sinai, dove Sadat disse noi possiamo e abbiamo vinto la guerra contro Israele, ma non possiamo vincerla contro l'America. Nello stesso periodo, dopo la nascita della resistenza palestinese nel 68 con Arafat e gli altri, in Libano, il sud Libano era stato sempre invaso dalle forze israeliane in continuazione. Quel periodo ha visto anche qualche figura di una resistenza popolare. Nel 73 lo stesso l'imam Musa Sadr disse loro, gli israeliani, non sono più forti dell'America e noi non siamo più deboli del Vietcong. Quindi questa era. Da quel momento noi abbiamo visto una scissione di campo dei paesi arabi fra quello che vuole continuare una resistenza per riprendersi la sua identità di arabo, della Palestina libera e tutto il resto, e di quelli che vogliono fare compromessi filoamericani. Quindi questa era una scissione molto forte dal 73 in poi. E infatti il Sadat poi è finito nel filoamericano da quando ha abbandonato il campo sovietico, mentre dall'altra parte abbiamo visto che la Siria ha rafforzato la sua presenza. Infatti le riforme eccetera non sono altro che copioni da qualche riforma agricola che era partito già dall'Unione Sovietica all'epoca. E questo poi nel 75 il Libano ha dovuto pagare poi di nuovo un inizio di guerra civile. Perché? Perché ha cominciato a alzare la testa o una parte della popolazione contro il sionismo che si è installato come entità sul territorio, ma non si soddisfi soltanto alla presa di questa posizione, vuole tutto, vuole tutto il resto, come lo vediamo anche noi qui. Il sionismo non è che si è bloccato solo sul territorio, ma anche su tutte le banche, su tutti i governi del mondo. Quindi noi viviamo lì in prima linea contro un'aggressione sionista diretta, militarmente presente. Invece nel mondo occidentale viviamo tramite banche, tramite massonerie, tramite altri tutti i sistemi. Quindi abbiamo tutti quanti un campo di battaglia contro il sionismo. Questa è la realtà. Quindi dal momento che vediamo questo sistema che va avanti e quindi va ad attaccare i regimi, gli stati, eccetera, noi abbiamo visto che la Siria si è fatta uno stato laico, ha dato chiaramente tutti i pari meriti, pari diritti a tutti i suoi cittadini, senza parlare né di cristiani, musulmani, cioè non se ne fregano. Dicono loro, siamo cittadini arabi siriani. Non esiste un'appartenenza, come è successo poi nel Libano, che si è frantumato durante la guerra civile, che dire io sono sciita libanese, io sono sunnita libanese, no, non esiste. In Siria sono un arabo siriano. Questo è il concetto che uno Stato laico che rispetta i suoi cittadini, che rispetta le sue lingue e principalmente rispetta che sono uno Stato che ha un territorio occupato che deve essere ripreso e deve essere solidale con la causa palestinese, non con certe persone soltanto della Palestina, sì o no. Perché Gerusalemme è una responsabilità di tutti, gli uomini liberi del mondo. Figuriamoci quelli che erano arabi prima di tutto, e della Palestina. Quindi questo problema che poi nel 78 l'occupazione del sud Libano da parte di Israele, successivamente poi troviamo nell'82 ancora la prima capitale araba cade nelle mani delle truppe israeliane. Da quel momento, noi oggi oramai siamo a 30 anni dai massacri di Sabra e Shatila, siamo a 30 anni dalla nascita di una resistenza in un paese arabo che
che ha potuto sconfiggere le truppe israeliane in mezzo al mare, che non ha avuto l'esile risoluzione dell'ONU, non se ne è fregata, perché ha capito che la terra appartiene a loro, la gente appartiene a loro e la dignità. E quindi per questo è nata questa resistenza, che è stata rafforzata ancora di più. Israele cerca sempre di riprendere di nuovo questo territorio, questo controllo sul territorio, ma alla fine nel 2000 venne cacciata via. Addirittura i paesi arabi che cercavano di difendere Israele dice no, ma quelli si sono ritirati. Israele, che lo sa benissimo, disse no, noi siamo andati perché non ce la facevamo a rimanere. E per riprendersi questa forza nel 2006 parte una nuova offensiva, quella che l'aveva battezzata il conte Lisa Rice, il caos totale brillante. Quello che noi adesso vediamo le conseguenze, quelle che presunte primavere arabe, non sono altro che fanno parte di quel disegno, effettivamente giusto quello che ha detto il Ticini e gli altri neocons, quelle che hanno iniziato, avevano già illustrato il nostro progetto qual è sul territorio, sul globo terrestre e quindi in pratica in Medio Oriente. Questo intervento nel 2006 è caduto, perché le truppe, dopo 33 giorni, le truppe israeliane sono state sconfitte da una resistenza in Libano. Che cosa ha voluto fare l'America? Poi a un certo punto non si può temere che il Libano al confine di Israele, la Siria che appoggia le sue spalle, l'Iraq con tutto quello che hanno fatto, ma comunque è arrivata una sorte di governo che comunque non va a fare nemicizia con la Siria e nemmeno con l'Iran. E l'Iran dall'altra parte che aiuta a questa resistenza. Quindi praticamente quello che noi chiamano, insomma i sauditi, lo chiamano il mezzaluna cinita, lo chiamano così tra virgolette. Ma in realtà non è questo. La realtà è che la Siria deve essere spezzata perché è il punto di congiungimento tra un Libano che ha potuto sconfiggere le truppe israeliane da parte di resistenza, nemmeno uno Stato, e dall'altra parte che l'Iran che appoggia questo movimento perché crede, come ha detto Khamenei in un momento, l'unica soluzione per la Palestina è l'Israele. È un referendum per tutti i cittadini palestinesi in esilio o in Palestina. Per gli israeliani che sono nati là, per tutti quanti, si fa un referendum per uno Stato unico, laico, aperto a tutti i suoi cittadini, dove non c'è un cittadino serie A, serie B. Questa è stata la mia proposta, ma chi lo va a dire in giro? Il nostro ministro degli esteri non pensa, non lo pensa. Quindi abbiamo a livello mondiale, adesso i paesi non alleati hanno la stessa maniera, ripetono le stesse cose, ma noi purtroppo viviamo un sistema del globo terrestre chiamato le Nazioni Unite, che è dominato anche da questo potere, dal potere delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti d'America. E sopra di questi qua, o dietro le spalle, o le chiamiamo AIPAC in America, o le chiamiamo sionismo, tutto il resto, quelle che fa la regia, tutti quanti. Quindi non pensiamo che noi stiamo facendo la guerra per dire che sia i jihadisti hanno attaccato il tunnel al confine dell'Arafa e perché chi l'ha fatta, e poi gli egiziani hanno preso la loro dignità, sono andati e non si sono fregati gli israeliani. Ma loro sono andati per ordine israeliano per chiudere il tunnel. Non hanno fatto diversamente. Quindi oggi quello che viene giocato su quei confini e non è altro che un disegno sionista continuo. Ben Ali, che ha lasciato la Tunisia, dove è andato a finire? A Jeddah. Cioè hanno detto noi cambiamo chi governa questo paese, rafforziamo la nostra presenza. Hanno tolto Ben Ali, hanno messo i Salafiti o hanno messo gli altri, insomma, la forza. A Mubarak forse un po' di dignità, ha detto no, io resto sul mio territorio, ma alla fine ha detto vabbè, mettete da parte perché noi ti mandiamo adesso le persone che possono governare, non più le famiglie, ma movimenti che possono prendere il controllo di questi paesi, le loro ricchezze, mantenere i patti con l'America come sono, perché si stanno preparando a quello che si chiama l'attacco verso veramente l'asse della resistenza che parte dall'Iran fino a Beirut. Questo è il motivo proprio. E oggi l'attacco alla Siria non è altro che questo. Questo non vuol dire che noi diciamo che la Siria è un paese, come abbiamo detto prima, autoritario, eccetera. Sì, oggi la Siria, dopo 10 anni, è il paese che ha avuto la forza di
di prima di tutti di lanciare un campo di riforme con Bashar al-Assad, la prima cosa. La seconda, tutti gli uomini che erano in regime siriano, quelli là oggi che stanno a Parigi come Abdelhamid Gaddafi o gli altri, stanno fuori a combattere per riprendere l'autorità siriana, riprendere il regime che avevano perso loro con Bashar al-Assad. Quindi oggi non è una guerra contro il regime, è la guerra di riprendere il regime. Con chi? Con le mani dei jihadisti, con le mani dei salafiti. Perché l'Arabia Saudita vuole riprendere quella parte per compiere il suo, la sua missione nel Medio Oriente a favore dell'America. Quindi la Siria ha bisogno di un nostro appoggio vero, l'appoggio verso la modernità, verso il laicismo di uno Stato che debba essere per tutti i suoi cittadini uguali. Grazie. Bravo.